Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare assieme dei colpi che potreste fare al fantaciclismo. Se non hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al canale e accendere la campanellina, così potrai rimanere aggiornato e non perderti questi video molto interessanti per te, che poi andrai a fare dei grandi colpi di mercato sulla tua squadra del fantaciclismo. Partiamo subito con Mikel Beer, corridore dell'UAE Team Emirates. Costa ben 4.5 fantamilioni. Per 4.5 fantamilioni direi che può essere un gran buon corridore da schierare. L'abbiamo visto in queste stagioni, uno molto potente, corridore forte a cronometro, che si trova in molte fughe e che potrebbero darvi quei punticini in più per vincere le vostre classifiche. Passiamo ora ad Enrico Battaglin, corridore di 31 anni. Dopo tanti anni passati nel World Tour è ripassato nella sua prima squadra, cioè la Bardiani CSF. Nella Bardiani sicuramente sarà il capitano, corridore che ha già fatto vedere le sue doti, ha vinto tappe al Giro d'Italia, ha vinto un bel po' di gare, quindi quest'anno potrebbe ritornare a quei livelli, secondo me, e per 4.5 fantamilioni direi di schierarlo. Tom Pidcock, corridore giovanissimo, classe 99, che se non avete visto i video del ciclocross ne parlo più volte. Corridore che è il primo anno in una stagione vera da professionista con il team Ineos Grenadier. Negli scorsi anni ha sempre corso con gli Under 23, su strada, ciclocross, mountain bike, ha fatto la multidisciplina, campione del mondo di e-bike. Negli anni scorsi, pur essendo un Under 23 su strada, ha vinto il giro Under 23, però ha fatto europei, mondiali, con il team britannico, nella squadra più grande dei professionisti. Quindi quest'anno per lui, anche pur essendo il primo anno da professionista, potrebbe essere una vera e propria sorpresa a 3.5 fantamilioni. Samuele Battistella, corridore che quest'anno correrà col team Astana, ex campione del mondo degli Under 23, 1.5 fantamilioni è il suo costo. E per 1.5 fantamilioni, corridore che ha appena cambiato squadra quest'anno, è stato campione del mondo, direi che ne vale la pena schierarlo, perché potrebbe essere un bell'anno per lui, vedremo. Quinn Simmons, 1.5 fantamilioni alla sua seconda stagione da professionista. Da juniores, cioè 2 anni fa, ha vinto il mondiale e alla Remco Evenepoel è passato subito professionista con la Trek. Questo sarà il suo secondo anno da professionista e per 1.5 fantamilioni vi consiglio di schierarlo, perché potrebbe essere la sorpresa di quest'anno. Marco Brenner, soli 0.5 fantamilioni. Lui invece, come Remco Evenepoel, nella categoria juniores quest'ultima stagione ha vinto 20 gare e da juniores è passato direttamente professionista quest'anno con una squadra World Tour, il team DSM. Corridore tedesco, potrebbe essere una sorpresa come è stato Remco Evenepoel nel suo primo anno da professionista. Quindi per 0.5 fantamilioni, cioè niente, vi direi di schierarlo e potrebbe essere una gran sorpresa quest'anno e fare la differenza sulle vostre squadre. Mauri Van Sevenan, corridore della De Koenig Quickstep. De Koenig Quickstep che, come l'abbiamo già vista in tutti questi anni, una delle squadre più vittoriose. Forse non lo conoscete, ma l'anno scorso era in fuga alla Freccia Vallone e hanno fatto un bel po' di fatica a riprenderlo. In qualche gara un po' minore si è fatto vedere. Corridore anche lui giovane, che quest'anno sicuramente, nella squadra che è, nelle qualità che ha fatto vedere negli ultimi anni, potrebbe essere una sorpresa, quindi vi consiglio di schierarlo per solo un fantamilione. Andiamo a vedere David Dekker, corridore del team Sunweb, corridore abbastanza giovane, anche lui classe 98, ex corridore del SEG Racing Team, squadra che ha lanciato diversi corridori nel professionismo. Un esempio è Fabio Jakobsen, Edoardo Fini, eccetera eccetera. Tutti quelli che sono passati da quella squadra dopo hanno sempre fatto vedere un qualcosa di bello. Squadra comunque che era Continental l'anno scorso. Le gare che ha fatto con i professionisti comunque si è sempre fatto ben vedere. È riuscito a battere corridori come Giacomo Nizzolo in volata. Quindi quest'anno col team Sunweb sicuramente si farà vedere. E per 0.5 fantamilioni, che è veramente pochissimo, vi consiglio proprio di schierarlo, perché questa potrebbe essere la vera sorpresa dell'anno nelle volate. Ed ora passiamo all'ultimo colpo da fare in questo fantaciclismo, è Tim Merlier. Potrebbe essere un bug o non sappiamo, comunque al momento costa 3.7 fantamilioni. Se non lo conoscete o non avete visto i miei vecchi video dove parlo del ciclocross, perché lui fa anche questo, l'anno scorso è riuscito a vincere una tappa alla Tirreno Adriatico, l'abbiamo visto vincere 2 anni fa il campionato nazionale belga in volata, un velocista molto forte
che sicuramente andrà a vincere molte più gare, perché quest'anno la sua squadra, la Alpecin Phoenix, che è anche squadra di Mathieu Van Der Poel, andrà a fare i grandi giri. Quindi Timmerlier sicuramente sarà schierato come il velocista principale della squadra, e per 3.7 è un corridore che secondo me vale molto molto di più, anzi, secondo me è uno dei migliori velocisti al mondo, quindi vi direi sicuramente di schierarlo. E spero che questi consigli che vi ho dato vi siano stati utili. Sicuramente se schierate questi ciclisti nella vostra squadra, sicuramente fate il botto con questi numeri che sono bassissimi, e oltre ai corridori, quelli più forti che avete schierato, mettendo questi che potrebbero essere degli outsider o neanche, perché Timmerlier è un gran capitano, andrete sicuramente a vincere. E vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere sempre aggiornati, e se non l'hai ancora fatto, lascia un like qui sotto e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.